Ciao Michi. Ciao Maria. Che allora? Bello, questo delta. Andiamo con quella da corsa? Ma io direi che è un po' complicato a livello legale, ma fuori ne ho una stradale che ci potrà accompagnare nella nostra chiacchierata. Va bene, andiamo. Okay. Allora, Michi, intanto grazie per essere qui con noi. Ma grazie a te per avermi dato l'opportunità di fare due chiacchiere. Di ricordare, sei l'unico italiano due volte campione del mondo di rally. Eh sì, questa è anche, nostra storia anche a Parigi nella Hall of Fame è l'unica bandiera italiana, Parigi dove c'è la sede della FIA, quindi ne sono onorato e ne sono anche molto orgoglioso. Volevo chiederti, che noi ci conosciamo da tantissimi anni, come ti è venuto questo virus delle corse? Da bimbo, per andare dal dentista, volevo mi si regalasse un'automobilina. Non ti dico per una puntura, almeno una bisarca di automobiline. No, ho sempre avuto la passione per le automobili. Sono sempre stato molto sportivo, grazie anche ai miei genitori che me ne davano l'opportunità. Quindi gare di sci, poi gare di motocross. Ma il mio obiettivo era sicuramente correre in automobile. Non vedevo l'ora di correre in automobile. Finalmente a 20 anni ho avuto l'opportunità, con l'aiuto della famiglia, di comprarmi la prima macchina da corsa e di cominciare a fare i rally. Ho scelto i rally a suo tempo perché nella mia regione, nel Veneto, degli anni 70, non c'erano autodromi, non c'erano circuiti e gli appassionati di automobili guardavano i rally. C'era un rally molto importante del campionato del mondo piloti, il rally di San Martino di Castrozza, poi c'erano varie gare di campionato italiano ed europeo, e quindi da bimbo, accompagnato da mia madre, che è stata la prima donna nel Veneto ad avere la patente, sono andato a vedere i rally, ho cominciato a frequentare quell'ambiente. Ti racconto, a metà degli anni 70 la mia passione era talmente così accesa che con un motorino ciao, sono partito da Bassano e sono andato al rally dell'Isola d'Elba, quindi pur di vedere i miei beniamini. Mia madre era appassionata, mio padre non era molto interessato alle competizioni, però devo dire che non mi hanno mai ostacolato ed è il regalo più bello che potevano farmi. Non si sono mai fatti coinvolgere, dovevo essere io capace di trovarmi la macchina, di scegliere le gare, però loro c'erano, anche se in disparte, ma c'erano. E alla partenza delle gare mi diceva sempre: Michi, tira ma vai piano, mi raccomando. Ma tra le gare più incredibili che tu hai fatto, tante sono state perché in giro nel mondo, cosa ha rappresentato il safari per te? Allora, il safari è la gara che mi è rimasta maggiormente nel cuore ed è la gara di cui sono estremamente orgoglioso. Il gruppo Fiat, con i vari marchi Lancia, Fiat, Alfa Romeo, aveva tentato di vincere la gara più difficile, più massacrante, più lunga del mondo per 19 anni. E nell'87 fui incaricato di aiutare l'ingegnere a sviluppare la macchina come collaudatore, non solo come pilota. Chi era l'ingegnere? L'ingegnere Lombardi, l'ingegnere Limone, il dottor Fiorio, Cesare Fiorio. E passai parecchi mesi in Kenya e poi riuscii a vincere questa gara, tra virgolette, maledetta per il gruppo Fiat, per due anni consecutivamente, nell'88 e nell'89, anni in cui mi sono anche consacrato campione del mondo, quindi proprio la ciliegina della mia carriera. No, ma poi il safari ho dei ricordi meravigliosi, a parte le vittorie e il fatto che durante le ricognizioni nel 1990, attraversando una zona di savana, degli abitanti del posto, penso dei Masai, fermarono me e il mio navigatore chiedendoci di aiutarli, e nel loro villaggio, nell'abbeveratoio, che poi era una pozza d'acqua, era finito dentro un elefante e stava morendo disidratato, stava morendo nelle sabbie mobili, insabbiato, era proprio sabbie mobili. E allora via radio chiamammo l'Egip che avevamo di assistenza,
e che ci raggiunse, e dopo 5 ore di lavoro dentro al fango fino al torace, e siamo riusciti a liberare e a tirar fuori questo elefante che poi imbizzarrito è fuggito nella savana. Però è una delle cose più belle che ho fatto nella mia vita, salvare la vita a un elefante, che non è una cosa proprio che può succedere a tutti. Il fascino dei rally è che si corre con delle vetture che tra virgolette tutti possono sognare di comprare in una concessionaria, logicamente preparate per le corse, e poi si corre sulle strade che di tutti i giorni, logicamente chiuse al traffico, certo, eccetera, perché eccetera. A un certo punto erano diventati pericolosi. Ma il pericolo più che altro era causato perché a un certo punto si era arrivati a delle prestazioni, a delle potenze delle macchine esagerate, e quindi il pubblico stesso non si aspettava che le macchine arrivassero così veloci, e quindi ci sono stati, ma non tanti incidenti con il pubblico, incidenti proprio perché avevamo macchine che, parlo di quasi 40 anni fa, avevano 600 cavalli di potenza e avevano l'accelerazione di una Formula 1 di oggi. Quindi una volta io mi ricordo che un pilota di pista, ma anche lo stesso Nannini, Alessandro, ti ricordi? Certo. Mi disse, ma i rally ho provato ma sono dei pazzi, cioè un pilota che dava un pazzo a un altro pilota. No, diciamo che effettivamente il rally ha sempre avuto un coefficiente di pericolo maggiore perché si corre su strade dove spesso non ci sono le protezioni, soprattutto una volta c'erano burroni, poi magari arrivavi con le slick su delle curve dove c'era il ghiaccio, la neve, quindi veramente il pilota da rally doveva e deve molto improvvisare. Secondo te andremo tutti in elettrico? Non è che non sono un sostenitore, sicuramente per me le corse devono essere fatte con i motori termici, soprattutto i rally, però. E non credo neanche che il futuro sia proprio elettrico, probabilmente ibrido, perché ci sono anche lì delle problematiche che tutti sappiamo. Certo che vedere una macchina in una strada sterrata che fa una derapata a 150 all'ora in assoluto silenzio non penso sia molto emozionante. No. C'è un'altra passione che sta crescendo tantissimo ultimamente, che è quella delle auto d'epoca, che fa rivivere poi anche tutti questi tipi di automobili, anche quelle sportive. Sì, veramente c'è stato un boom negli ultimi anni e io trovo sia una cosa eccezionale, perché sia i giovani che non hanno mai visto determinate automobili, tipo la Delta, tipo la Delta sulla quale siamo, ma proprio il fatto che si dà l'opportunità ai proprietari di usare questi gioielli e alla gente di rivedere la storia dell'automobilismo, dell'ingegneria, e sono manifestazioni dove appunto tutti i collezionisti partecipano, che sono importantissime anche a livello di cultura, e quindi restaurare è un'arte. E che grazie mille per essere stato con noi. Ma è un piacere, grazie a voi.